Esordio con una vittoria in rimonta per l'Italia di Mazzanti, campione in carica della Volleyball Nations League grazie al successo ottenuto nel 2022. Nuakalor nel quarto set, Omorui nel tie-break decisivo, Rachele sono state le armi in più delle azzurre in questa partita lunga, intensa e combattuta. Sì, due buone prove in attacco per queste due giocatrici che hanno offerto a Francesca Bosio buoni punti di riferimento. Omorui sicuramente determinante nel tie break, soprattutto per essere riuscita a mettere a terra tanti palloni sia in attacco che a muro, 16 poi i muri totali dell'Italia che nell'economia di gioco hanno fatto sicuramente la differenza. Una squadra giovane, quella azzurra, in rodaggio, ovviamente si è caricato sugli allenamenti per poter essere in forma a metà luglio, quando ci sarà l'epilogo della Volleyball Nations League, e soprattutto tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, quando ci saranno gli europei. Una competizione lunga, complicata, perché è fatta di tanti viaggi, che arriva molto presto nel calendario degli impegni internazionali, che quindi gli allenatori devono saper gestire. E con l'innesto di tante giocatrici giovani questo è possibile. Poi è chiaro che mano a mano che vedremo le partite di questa Volleyball Nations League, vedremo anche salire la qualità del gioco delle nostre azzurre. Per Sky Sport 24, Roberto Primi e Rachele San Giuliano.